Salve e benvenuti a questa nostra puntata di Ottobre in BCC, la nostra serie sull'educazione finanziaria realizzata grazie al gruppo bancario cooperativo ICCREA. Oggi parliamo di risparmio, è un argomento estremamente attuale. Tutti noi forse ogni giorno parliamo di risparmio, ma che cosa significa veramente? Allora, l'abbiamo chiesto in una serie di interviste realizzate dalla troupe di Generazione Magazine a un po' di persone per le strade della città di Roma. Sentiamo e vediamo insieme che cosa ci hanno detto. Nell'ultimo anno diminuito. Diminuito tantissimo. Per il Covid la gente è rimasta senza lavoro soprattutto. Non ne ho idea. Penso diminuito. Non lavorando tutti è diminuito. Probabilmente è diminuito perché per tanto tempo la maggior parte delle famiglie ha dovuto cambiare stile di vita, ma anche tempi di lavoro e di gestione dei figli. Noi abbiamo sia la pensione di mia nonna che lo stipendio di mio padre, che lavora nell'Arma. E certo, più mia moglie che io, bibliotecaria. Mamma, fa il pulizia. Mio padre gestisce una ditta di ristrutturazioni. Ah, in questo momento mio marito, consulente aziendale, quindi un libero professionista. Tutti, io, mia moglie. Risparmiatrice. Ma io spendo tanto. Beh, spendaccione è difficile, tendenzialmente neanche troppo risparmiatrice. È difficile risparmiare con i salari attuali. Una risparmiatrice, però anche con la voglia di spendere nel momento giusto. Mezzo. Spende per non lavorare, perché quando stavamo ad apparire. Mi ricordo fra un marchigiano e un genovese. Viaggiare, sicuramente viaggiare. Averci, mi sembra più bene averci i soldi. Viaggi, ma materiali, cene fuori e cose così. Teoricamente se devo spendere spendo, se non è che mi faccio dei programmi, quando è il momento spendo. Ma no, oddio, fortunatamente no, non mi è mai capitato, sono stata abbastanza fortunata. Beh, tuttora non riusciamo a comprare un'automobile per vari motivi. Si è rotta la macchina. In banca. E nel salvadanaio. Non ho ancora la carta per dirti. Vi ritengo da parte in una cassaforte in camera mia. Beh, no, a casa dici sotto il mattone, nel materasso. No, uno si dovrebbe affidare a qualche impresa finanziaria minimamente etica. Ce l'abbiamo? Stanno fermi in banca. Non te lo so dire, non mi intendo questa roba. Rende pochissimo adesso, nulla praticamente. Anzi, sono più le spese di gestione che il resto. Conto corrente non ti rende niente. Una volta qualche cosa prendevi, 3%, 3,5%. Oddio, più o meno penso di aver capito il meccanismo. Cioè, in base agli interessi, un conto corrente dovrebbe... in base all'investimento, no? Teoricamente l'interesse va a togliere, però quell'investimento andrebbe a raggiungere. Non so bene. Ok, non ho capito niente. E quando riesco metto via quello che posso. Poco, molto poco. Come viene, viene. Non c'è più risparmio. E ci sono risparmiatori ancora in Italia? Chi? Bene, come avete visto, non è per tutti chiarissimo che cosa si intenda per risparmio ed è per questo che per approfondire questo argomento abbiamo pensato di rivolgere alcune domande al professor Luciano Scirè. Il professore è fondatore di Goal Based Investing Italia, la prima piattaforma italiana sul Goal Based Investing. È membro del comitato scientifico di ANCP, l'Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali, e il suo motto è: quando i valori e gli obiettivi degli investitori sono chiari, anche le decisioni di investimento lo diventano. Salve professore, grazie di essere in collegamento qui con noi. Sono molto contento di essere oggi con voi per parlare di temi così interessanti e importanti per tutti noi. Allora, ci dica professore, che cosa si intende per risparmio? Si dice che gli italiani siano un popolo di poeti, navigatori, santi, ma anche risparmiatori.
L'ultimo report a suggestioni Censis del settembre 2021 ci dice chiaramente che il 77% delle famiglie italiane riesce a risparmiare regolarmente. Questo report ci dice però anche un'altra cosa, che solo il 67% riesce a risparmiare se i redditi sono più bassi e il 91% se sono in realtà più alti. Il report poi ci dà uno spaccato anche molto interessante, ovvero se guardiamo alle persone più avanti con l'età, in realtà queste sono state il carburante del welfare, del benessere intrafamiliare, perché durante la pandemia, durante la crisi, hanno permesso, grazie ai loro risparmi, di fornire, diciamo così, risorse anche ai giovani. E il 51% dei casi, in realtà, i giovani ne hanno avuto appunto necessità. Quindi il risparmio rappresenta sempre di più un fulcro della famiglia italiana, il benessere della famiglia italiana, e rappresenta anche un'ancora, diciamo così, di sicurezza per la famiglia nel complesso. Quindi bisogna in qualche modo, quando ragioniamo di risparmio, pensare a come preservarlo, ma anche a come accrescerlo. Allora qui su questo punto farei un ragionamento facendo un po' un passo indietro, perché il fenomeno del risparmio è un fenomeno che noi trattiamo nella nostra vita in tanti altri aspetti. Vi faccio questo esempio. Se avete un bambino di 4, 5 o 7 anni, insomma un nipote, un figlio, ok, fate questo piccolo test. Comprate il dolce che a lui piace di più. Dateglielo, ma ditegli anche di non mangiarlo immediatamente, ma di aspettare qualche minuto, perché avete una cosa urgente da fare. E ditegli anche che se riuscisse ad aspettare, in realtà ne avrà un vantaggio, perché riceverà un secondo dolce. Poi uscite dalla stanza, lasciatelo solo con il suo dolcetto e nascondetevi per cercare di vedere cosa accade. E il bambino rimarrà da solo con il dolce che a lui, come dire, piace di più, e d'altra parte con la tentazione ovviamente di mangiarlo. E più il tempo in realtà passa, più la tentazione cresce. Ad un certo punto, non sapendo quando voi sareste appunto ritornati, quanto tempo insomma passa, in realtà magari il bambino lo mangerà realmente. Cosa ci dice questa storia? Ci dice che in realtà il concetto di risparmio ha a che fare con il posticipare le gratificazioni e riuscire a trovare un equilibrio tra quello che è il piacere, diciamo così, di oggi e in realtà il piacere nostro, insomma, del domani. Come si può fare una cosa appunto del genere? Cioè, come possiamo in qualche modo agire in tal senso? Allora, normalmente cosa accade nella nostra vita? Che quando abbiamo a che fare con il risparmio, noi abbiamo questa sequenza di azioni. Da una parte, in qualche modo abbiamo un reddito, quindi lavoriamo, otteniamo un reddito. Da questo reddito sostanzialmente consumiamo, togliamo il consumo e poi otteniamo sostanzialmente il risparmio. Quindi l'equazione del risparmio è costruita in questo modo. Reddito meno consumo uguale risparmio. Questa equazione però ha un bias in qualche modo, cioè è molto basata sul presente, cioè prima consumiamo, prima in qualche modo ci dedichiamo alle cose che riguardano i bisogni e desideri dell'oggi e poi successivamente in realtà risparmiamo. La vera equazione, un'equazione che crea un equilibrio in realtà è questa, è quella che inverte i termini tra risparmio appunto e consumo. Quindi la vera equazione dovrebbe essere, quella più equilibrata dovrebbe essere risparmio meno reddito meno risparmio uguale consumo. Questo ci permetterà in qualche modo di concentrarci prima sul domani, definendo un ammontare di risparmio e solo dopo in realtà consumare. Sì, ma quale ammontare, no? A questo punto potremmo identificare, no? Potrebbe essere una cifra corretta. Il rapporto Censis a suggestione ci dice che nel 2020 e le famiglie italiane hanno risparmiato mediamente il 15%, ma nel 2019 in realtà hanno fatto un po' peggio, erano sotto il 10%. La cosa migliore quindi, secondo me, non è in qualche modo definire una percentuale, ma basarsi su degli obiettivi di vita. Sì, perché tutti noi abbiamo obiettivi nella nostra vita, cioè sono i nostri bisogni, sono i nostri desideri. Immaginiamoci un giovane con un primo lavoro, no? Che vuole acquistare un'auto, è un obiettivo, e questo obiettivo si porta dietro anche una quantità del denaro, no?
necessarie all'acquisto, all'acquisto delle macchine. Oppure una giovane famiglia che vuole comprare una casa o una nuova casa un po' più grande, oppure un dirigente d'azienda che in realtà pensa di accantonare del risparmio per la propria pensione. Ecco, tutti questi esempi hanno due elementi. Uno, la quantità necessaria per raggiungere l'obiettivo, e quindi questo ci permette di definire il risparmio. E l'altro elemento importante è lo scopo per cui questa cosa viene fatta, cioè le emozioni che questo scopo si porta dietro, e quindi in qualche modo anche la difesa, no? Perché, come dire, queste emozioni ci aiuteranno a mantenere il flusso, diciamo così, di risparmio e a difenderlo dalle tentazioni, appunto, del consumo. Come possiamo fare in pratica, però, no? Come possiamo far pratica in questa direzione? Allora, sicuramente possiamo farlo da soli, ma è meglio, come dire, farci aiutare da un consulente finanziario di fiducia. E grazie al consulente magari dobbiamo porci poche domande, ma essenziali. Ad esempio, perché risparmiamo? O perché il denaro è importante per noi? Abbiamo detto all'inizio di questo video che la sicurezza è uno dei temi, no, importanti legati al risparmio. Sì, ma chiediamoci cos'è la sicurezza? Cos'è la sicurezza per noi? Per me, ad esempio, la sicurezza e dare un futuro ai miei figli, e questo si porta dietro tutta una serie di azioni che si portano dietro anche il risparmio. Per voi potrebbe essere qualcosa di diverso. Allora, farsi questa semplice domanda, cercare di capire cosa c'è dietro la sicurezza, ci permetterà anche di definire quelli che sono gli obiettivi di vita su cui agganciare il risparmio. Possiamo sintetizzare che il risparmio è qualcosa che ha qualche modo a che fare con l'equilibrio, no? L'equilibrio tra il noi oggi e il noi futuro, con lo scopo, cioè abbiamo bisogno di un obiettivo per renderlo in qualche modo chiaro, ma anche ha a che fare con la continuità, cioè è una sana abitudine che si costruisce nel tempo. Ringraziamo il professore per la sua chiarezza, però io vorrei approfittare della presenza del pubblico in studio per sapere se c'è qualche domanda, qualcuno ha qualche curiosità, qualche dubbio. Eccolo, microfono per favore. Salve professore, mi chiedo, risparmiare è spesso visto come qualcosa che riguarda i genitori e le famiglie, ma possono farlo anche i giovani? Domanda molto interessante. Sì, certo, i dati ci dicono che in qualche modo c'è una correlazione tra il reddito e il risparmio. Però questa correlazione, possiamo dire, non è definitiva. Ovvero, come ho cercato di spiegare nell'intervento precedente, in qualche modo il risparmio è una questione di sane abitudini. Di sane abitudini e di obiettivi. E quindi, come dire, gli obiettivi ce li abbiamo in qualsiasi periodo della nostra vita, a qualsiasi età. Faccio un esempio. Anche, come dire, i nostri figli, diciamo così, giovanissimi, possono avere degli obiettivi di risparmio. L'acquisto del primo telefono, oppure risparmiare per la vacanza, la prima vacanza in cui si andrà da soli, senza i genitori. Ecco, questi sono obiettivi su cui anche i giovanissimi possono in qualche modo imparare delle sane abitudini. Quindi direi che il risparmio, certo, è collegato in qualche modo al reddito, ma sia nel caso di giovanissimi sia di giovani, basta definire un obiettivo che può essere una palestra per imparare a risparmiare sul serio. Grazie professore. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Eccola, il microfono per favore. Salve professore, sappiamo bene che risparmiare non è una cosa sempre facile e a volte avere uno scopo aiuta a mantenere la rotta. Nel mio caso io per esempio risparmio per gli imprevisti futuri, avrebbe qualche suggerimento in tal senso? Grazie della domanda, anche questa è molto pertinente. Sì, certo, si risparmia principalmente per gli imprevisti, ovvero per l'incertezza, no, del futuro. Però vorrei farvi riflettere su questo aspetto. Spesso immaginiamo che risparmiare sia l'unico soluzione, l'unico tool per difenderci
dagli imprevisti del futuro. E in realtà ci sono alcuni imprevisti che sono molto rari, ma che ogni tanto accadono, e che hanno anche un grande impatto sulla nostra vita e quindi anche sul nostro risparmio. Penso a temi come l'invalidità o a temi come legati alle catastrofi naturali, oppure i grandi interventi medici, chirurgici, o anche la responsabilità civile, magari qualche danno fatto sostanzialmente ad altri. Ecco, su questi aspetti basta che ne capiti solo uno e questo può impattare portandoci via, diciamo così, la maggior parte del risparmio che abbiamo accumulato nella nostra vita. Quindi qual è il consiglio che vi do? Ecco, risparmiare va bene, ma affiancate al risparmio degli strumenti specifici che ci tutelano questi eventi rari ma con grande impatto, come grazie a delle assicurazioni, anche perché, proprio perché sono abbastanza rari, i premi assicurativi sono abbastanza contenuti e così rendiamo il nostro risparmio e la nostra assicurazione sul futuro molto più robusta, molto più efficace. Ringraziamo nuovamente il professore per questa sua chiarezza nelle spiegazioni. C'è qualche altra domanda? Ecco, un attimo il microfono. Prego. Prego. Salve professore, io vorrei aumentare il mio risparmio, però faccio un po' fatica a farlo. Ha qualche suggerimento in merito? Grazie alla domanda, anche questa c'era un problema interessante. Come possiamo aumentare il nostro risparmio? Dobbiamo partire dall'equazione che abbiamo visto in precedenza. Ve la ricordo, reddito meno risparmio uguale consumo. Questa equazione ci dice due cose, abbiamo due leve in sostanza. Abbiamo la prima leva che è le entrate, quindi il reddito. Aumentare il reddito ci permetterebbe di aumentare il risparmio. L'altra leva è invece ridurre le spese e quindi agire sul consumo. Io mi concentro su quest'altro aspetto, ma non tanto per la riduzione del consumo che impatta il nostro stile di vita, ma quanto per ragionare sul tema degli sprechi. Ovvero, nella nostra vita, in modo, non cosciente, accumuliamo tantissima, tantissima roba. E a un certo punto ci accorgiamo che ne abbiamo veramente tanta. Non so voi, ma io personalmente ogni 2-3 anni devo andare in cantina e buttar via tante cose. E la stessa cosa accade all'interno del budget familiare. Accumuliamo tantissime spese e quindi basterebbe fare un po' un controllo, no? Tenere traccia un mese, 2 mesi delle spese familiari per identificare quelle che oggi ha meno senso, diciamo così, mantenere. E questo ci permetterebbe di ridurre le spese e quindi aumentare il nostro risparmio. È una regola di buon senso, però è una regola molto efficace. Grazie professore, lo ringraziamo ancora. Io direi facciamo anche un bel applauso. Un caro saluto a tutti e spero di ritrovarvi presto. Per le sue spiegazioni chiare. E il tempo a noi dedicato sta per terminare. Io vi ricordo che potete vedere le altre puntate della nostra serie sul sito ottobreinbcc.gruppoecrea.it, ma rimanete ancora con noi perché il maestro Agostino Casella accompagnerà la sigla finale, durante la quale vedrete scorrere altre informazioni molto utili per continuare ad approfondire il nostro tema, cioè il risparmio. Grazie ancora e seguiteci nelle prossime puntate della nostra serie. Grazie.